evidente che quando succedono queste cose è sempre una cosa spiacevole e di conseguenza siamo noi i primi a cercare di fare in modo di far capire alla procura, ma far capire a tutti i cittadini che effettivamente la polizia municipale non è quella che si comporta in questo modo. La polizia municipale è quella che lavora onestamente, seriamente, al servizio dei cittadini e di conseguenza siamo i primi a voler allontanare da noi quelli che non si comportano in modo corretto. Per cui è chiaro che gli anticorpi interni ci sono da noi come in tutti gli altri corpi di polizia. C'è il provvedimento del GIP che sospende l'ispettore capo dall'esercizio delle sue funzioni, parallelamente però è scattato anche il percorso disciplinare. Chiaro, appena arrivata la comunicazione ho inoltrato l'avvio del procedimento disciplinare e che nei prossimi giorni sarà valutato dagli organi competenti perché è chiaro che l'amministrazione comunale, come noi, ma anche l'amministrazione comunale nel suo complesso, deve allontanare, ha gli strumenti per allontanare da se stessa quelli che non si comportano bene attraverso procedimenti disciplinari. Quindi l'esito, questo è un messaggio per i cittadini, continuate a fidarvi di noi. Assolutamente sì, anzi, credo che questo dimostri ancora di più che effettivamente siamo qua, siamo al servizio dei cittadini e credo che questo dimostri che siamo possibili amici dei cittadini di cui ci si può fidare.